una Lotus qua davanti. Vediamo se andiamo a prendere oppure no. Dai Fede, push! Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi mi trovo al circuito di Cremona. Sono a un evento di supercar, si chiama Lake GT, e tra pochi istanti avrò la possibilità di provare una macchina che stavo aspettando da tanto tanto tempo, perché secondo me, anche essendo stradale in pista, è paurosa. Ve la presento, è lei! Voi l'avranno già sicuramente riconosciuta, è la famosa Dallara stradale. È una macchina prettamente stradale e oggi la portiamo in pista e si dovrebbe comportare molto molto bene. Ha un motore 2003 turbo con 400 cavalli, 500 Nm dai 2005 ai 6500 giri. Non so se siete bene, questo è il diffusore anteriore che fa sì che la macchina genera 820 kg di carico. La macchina pesa ben 855 kg, leggerissima, quindi mi aspetto grandi grandi cose. La macchina è equipaggiata da delle Pirelli Trofeo R, gomma molto prestazionale che hanno sviluppato appunto con loro, e dei freni in acciaio della Brembo. In questo caso la macchina è wrappata, infatti tra poco vi parlerò di questa livrea col proprietario che adesso vado a chiamare, però volevo anche farvi notare che la macchina è totalmente, e dico totalmente, fatta in carbonio. Si intravede qua tutto carbonio e anche qua è tutto carbonio, quindi leggerissima anche per questo motivo. Questa macchina è stata prodotta in 600 esemplari e questa qua è esattamente la 009. Per i primissimi che l'hanno comprata potevano anche scegliere il numero che volevano. Infatti in questo caso qua è il numero 9. Tutte le Dallara stradali nascono come barchette, quindi questo qua è un optional, lui ha aggiunto il parabrezza. E poi, volendo, si possono anche aggiungere le porte lì sopra. Come abbiamo promesso, ho recuperato il proprietario che ci spiegherà molto bene cos'è quella livrea lì. È una livrea storica. In realtà è la livrea della prima macchina che ha guidato Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, dalle motoslitte, è passato su questa macchina in cui il team principale era Chris Hammond, che aveva appena finito il suo rapporto con Ferrari. Hammond era direttore sportivo e anche pilota. Ha guidato questa Dallara, Wolf Dallara, nel 77. Poi l'ha lasciata a Gilles, che ha fatto 3 o 4 gare, di cui è arrivato anche terzo. Ha visto Gilles, è stato impressionato, ha chiamato Ferrari, ha segnalato questo ragazzo, e Gilles nel 77-78 è venuto in Europa, ha fatto una gara, mi pare, con McLaren e poi è andato in Ferrari. E questa macchina riproduce come livrea la Can-Am, che Gilles Can-Am della Dallara, che Gilles ha guidato e che attualmente si trova all'Academy a Varano dell'ingegner Dallara. Quindi l'hai replicata benissimo e adesso in mano i miei. Esattamente, e mi raccomando, trattamela bene. E prima di andarmi a preparare vi presento al volo Andrea Del Bufalo, che è l'organizzatore di questo evento dell'Lakes GT. Spiegaci un po' velocemente di cosa si tratta e dove vi possono trovare. Abbiamo un club di possessori di supercar svizzero e organizziamo diversi eventi, diverse tipologie di eventi. Per esempio questo qua appunto è un track day, quindi un cliente con una supercar può venire a girare liberamente. E supercar e ipercar. Sì. Qualsiasi macchinoni. Tutte le macchine ad alte prestazioni, insomma. Ok, infatti ci sono delle macchine pazzesche di là. Adesso vi faccio forse vedere qualcosina. Ok, tutto pronto, ora andiamo a provare. Essendo una macchina stradale mi hanno concesso di non mettere la tuta, fa caldissimo, casco, guanti e scarpe da corsa. Vedete quel posto lì? Step here, metto il piede lì per entrare, piede destro, ok, e poi mi infilo dentro.
Come vi dicevo, questa qua è la versione manuale. È una vita che non guida una macchina manuale in pista. Quindi, boh, vediamo come, se sono ancora capace. Ok, adesso la mettiamo in moto. Tastino, start e stop. Eccolo qua, frizione e freno premuti. Ok, manuale. E vediamo cosa viene fuori. Il cambio sembra bello corto, diretto. Sono riuscito a partire. Questo è già un bel traguardo. Motore, anche se non sono tantissimi cavalli, mica male. Ok, il freno decisamente buono. Scaldiamo un po' le gomme. Inserimento. Il volante è molto 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 diretto, grande cosa. Efficienza della frenata spaventosa. Calcoliamo sempre che è una macchina stradale. Bella qua. Freno forte, si muove in frenata, ma perché la frizione, ho mollato la frizione un po' troppo bruscamente. Ho un formulino dietro, faccio passare. Cerca un formulino, un formare no. Che ha più di noi. Ok, vediamo il rettilineo come va. Vediamo un po' prima, quarta, terza, bene, entriamo qua. Ok, molto bella. Molto bella qua, inserimento. Non sembra neanche una macchina stradale, sinceramente. Bella. Abbiamo delle gomme neanche slick. E quella è la cosa figa. Formulino davanti a noi, sta bloccando ovunque. Il sound, sinceramente, un piccolo scarico io metterei. Però un po' piccolino ci sta. Che bei ricordi comunque col cambio manuale. Era veramente un bel po' che non la guidavo, ma ci si diverte col manuale. Poi sotto, ma sto spingendo già un bel po', quindi sto provando a mettere un po' in crisi. Cordolo qua, un po' di sotto, è sicura. Ma la terza qua. Ha tanta coppia, ce l'ho subito. Allora, per il telaio che ha, il motore non è neanche così potente, ha 400 cavalli, ma potrebbe andare molto molto di più per il telaio che è. Ma io me la sto immaginando per strada cos'è sta macchina, perché già in pista comunque ci si diverte davvero tanto, ed è una macchina stradale, stradale. L'hanno detto in tanti che è una macchina divertente, però forse non ci credevo. Però conoscendo Dallara non le sbaglia mica le macchine. Beh, qua è sempre, lo dico ogni giro che è bellissimo, però è la verità. Punto di corda qua. Bella. Un po' di sopra qui in ingresso. E gas, gas, gas. Terza. Diamo il gas. Bella, 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 bella. Vai, quasi piena. Bello, bello. Ti dico quanto fa che non ho ancora visto. 200, 210, 220. Adesso devo guardare la frenata, mi sa. 100 metri, bella frenata. Cordolo,
molto composto qua sul cordolo, vediamo su questo cordolo qua, molto composto, mettiamo la seconda, bella, 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 entra un po' il traction, ma sto spingendo bene, quindi è normale, è normale. Ragazzi, ma, cioè, ma vi rendete conto che questa macchina va per strada? Non sto facendo nessun tipo di marchetta perché è la prima volta che la provo e sto dicendo la verità, è veramente figa! Ve la immaginate con delle slick cosa potrebbe fare sta macchina? Vai, facciamo un altro giro e poi si entra. La Lotus qua davanti. Vediamo se andiamo a prendere oppure no. Dai Fede, dai Fede, push! Ce l'ho fatta, grande sorpasso all'interno, veloce! Scusate, mi sono esaltato con poco. L'ultimo giro e poi box, box. Beh, ancora due curve e poi raffreddiamo la macchina come si deve sempre fare. Mi raccomando ragazzi, per chi gira in pista, prendetela sempre come abitudine, fate almeno un mezzo giro, se non di più, a raffreddare i freni. Vi salva sia la macchina sia i freni, perché non gli fa mai bene rientrare con i freni caldi, fermarsi, i freni si alzano troppo di temperatura e poi rischi sia di buttare via i freni sia che non frenano più, quindi state attenti. Comunque, per dare un botto a questa macchina potremmo suddividerla: frenata, efficienza della frenata, io gli darei veramente anche un 9, un 9. Motore potrebbe averne di più, è stata una scelta sicuramente avere motore piccolo, quindi per la macchina che è gli do un 7. Telaio, anche lì ci avviciniamo al 8,5-9. Veramente bella ragazzi, alle, cioè, calcolate sempre che ha delle gomme stradali e l'ho guidata a fine giornata, quindi le gomme non saranno più belle come stamattina e avranno delle pressioni anche forse un po' più alte del normale perché ho spinto un po'. Bella, bella, c'è poco da fare, bella, bel lavoro e come al solito grande ingegner Dallara, non a caso è stato uno dei migliori di sempre a sviluppare macchine, a fare qualsiasi cosa, quindi grande ingegnere. Test fatto e video concluso, è stata una giornata spettacolare, ringrazio i ragazzi del Lake GT, infatti lascio tutti i link qui sotto, se volete, se siete interessati a partecipare contattateli e vedete, seguiteli su tutti i social. Questa macchina qua è stata spaventosa, calcolando che è una macchina stradale, mi sono divertito da morire. Per questo video è tutto, ricordatevi di seguirmi su Instagram Federico_Leo88 e attivare la campanella qui sotto se volete rimanere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, ciao!